Da presidente CIA Savona a presidente CIA della Liguria, un grande salto però che si basa sempre su tre pilastri: più lavoro, più risorse e meno burocrazia. Sì, indubbiamente il passaggio è importante, tener conto degli aspetti che riguardano tutte le province invece che una provincia sola è un bel cambio di passo. Ci sono molte differenze, ma anche molte cose che uniscono all'interno dell'economia agricola regionale, quindi sono parecchie le cose che si possono fare per cercare di migliorare la situazione. Questo indubbiamente è un lavoro che, come dire, inizierò personalmente con un profilo basso, perché prima la mia abitudine è cercare di capire tutti gli aspetti, anche alcuni di quelli che ha citato lei sono cose da approfondire per poi decidere quale deve essere la scelta, la strategia migliore per la Confederazione e soprattutto per le aziende. I dati parlano chiaro, in Liguria c'è un ritorno all'agricoltura da parte dei giovani, c'è una buona percentuale di donne e sta prendendo piede la filiera corta. Cosa serve ancora alla Liguria per essere competitiva? Il ritorno dei giovani è la cosa più importante e devo dire che nelle assemblee provinciali a cui ho partecipato è stato l'elemento migliore, l'elemento che mi ha dato più entusiasmo. Ci sono molti giovani e forse qualcuno vede questo settore come un ripiego, ma la stragrande maggioranza la vede come un'opportunità, questo è l'aspetto importante per cui mi hanno dato entusiasmo. Quello che può mancare ancora, quello che può essere un ulteriore livello, è quello di riuscire a fare sinergia nei termini dovuti. Bisogna che si impari di più a lavorare insieme, dimenticando un po' questo spirito ligure che sicuramente abbiamo e cercando di mettere insieme con le nuove possibilità che ci sono, le reti d'impresa, con il mondo cooperativo. Comunque bisogna che cerchiamo di uniformare il prodotto e dobbiamo cercare di offrirlo nei modi e nei termini migliori possibili.